Nonno Ascoltami Udito Italia Onlus è la campagna di controlli gratuiti dell'udito che per il 12° anno consecutivo tornano in tutte le piazze italiane a partire dal 26 settembre. Siamo molto orgogliosi di essere qui in Senato a presentarla, a presentare l'avvio ufficiale della campagna, una campagna che ricordiamo è nata nella piazza di Pescara e che per questo è un orgoglio della nostra regione. Abbiamo avviato un colloquio molto proficuo e molto efficace con le istituzioni e ci auguriamo che presto le nostre battaglie per veder riconosciuto per tutti i cittadini il diritto a sentire bene arrivi a risultati tangibili. L'ipoacusia è un danno ad un organo di senso molto importante, spesso sottovalutato e sottodiagnosticato. Basti pensare che nella nostra nazione ormai oltre il 12% della popolazione è affetta da ipoacusia, quindi stiamo parlando di 8 milioni di persone. Di queste purtroppo solo un terzo utilizza la protesi e questo significa nel tempo peggiorare la performance uditiva, con danni non solo di carattere, alla salute, ma anche di carattere relazionale. Basti pensare come questa ipoacusia nell'anziano possa accelerare un processo di involuzione senile. Ma il dato ancora più preoccupante è che nell'incremento maggiore di questo danno si ha nella fascia intermedia della popolazione, quindi non solamente nell'anziano, ma anche nell'adulto. Si sta pensando di poter consigliare l'istituzione di un comitato tecnico nazionale sulla inabilità uditiva, proprio per mettere insieme tutte le sinergie che vengono dal Ministero della Salute, quindi prevenzione, programmazione, ricerca, formazione professionale, direzione delle professioni sanitarie, conferenza Stato-Regione, ma anche tutte le professionalità, gli specialisti medici, a cominciare da quelli del settore otorino e audiologi, le professionalità tecniche, le associazioni, i medici legali, perché gran parte di queste attività poi coinvolgono queste professionalità nella certificazione dell'idoneità, proprio per portare a casa un grande obiettivo, cioè un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale standardizzato per un approccio globale al problema dell'ipoacusia.